Popolo, oggi un piatto gustoso, semplice e soprattutto con pochissimi ingredienti. La carota è quello principale. Andremo a togliere l'estremità, un po' la sbucciamo per togliere l'amaro e la andiamo a cuocere. Questo metodo di cottura può essere utile per tantissimi elementi. Acqua in padella, stropicciate della carta forno per mettere meglio la forma. È una sorta di cottura a vapore, coperchio e lasciamo cuocere per un bel po'. Se dovesse mancare l'acqua, la aggiungete sempre sotto la carta forno. Quando saranno spappolate, saranno pronte. In un mixer le nostre carote per andare a frullare il tutto, un po' d'acqua, un pizzico di sale, un filo d'olio e frulliamo per ottenere una purea che andremo a trasferire in un contenitore perché andremo ad inglobarci la farina. 350 g di carote, 150 g di farina sono le dosi che ho utilizzato per ottenere una pastella di questo tipo. La trasferiamo in una sac à poche perché andremo a cuocere i nostri gnocchetti, sì, perché il piatto di oggi è lo gnocco. Li facciamo calare in acqua bollente in questo modo, tagliandoli man mano che cade con la forbice. Quando saranno saliti su, saranno cotti, li finiamo in padella, un filo d'olio, acqua di cottura, i nostri gnocchetti, già inizia a formarsi una crema abbastanza importante. Parmigiano, filo d'olio, facciamo saltare il tutto. Andiamo ad impiattare, io l'ho finito con dello speck e del finocchietto, ma potete finirli un po' come credete, con una bresaola, un prosciutto crudo, per dare una botta di sapidità. Ed ecco che il piatto è pronto, nel frattempo seguitemi, alla prossima, ciao!